ospite in casa mia, con sillabe d'amore tutte al pavimento, come la polvere. Io così sì. Oggi siamo a Caivano, ci troviamo presso l'Istituto Comprensivo Cilea Mameli, Open Day, presentazione dell'offerta formativa di questo bel istituto che ormai è un punto di riferimento per tutti gli studenti del territorio. Accanto a me c'è la dirigente scolastica, la professoressa Rosaria Peluso, tanto entusiasmo, c'è anche una sorpresa, un ospite d'eccezione che poi ci svelerà lei stessa. Noi quest'anno per offerta formativa della scuola diciamo siamo diventati un punto di riferimento per Caivano. La nostra è una scuola molto grande, noi abbiamo 1500 alunni su 3 sedi, 72 classi e tra la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. È un'offerta molto ampia la nostra. Ci sono circa 200 docenti, è una delle scuole più grandi della Campania. Abbiamo attivato il piano digitale della scuola nazionale PSND, stasera hanno fatto una dimostrazione del coding, abbiamo un'aula 2.0 con la stampante digitale diciamo che come offerta formativa siamo molto all'avanguardia. Abbiamo dei corsi di lingua, no, Presidente? Abbiamo il corso di inglese, spagnolo, francese e soprattutto una cosa io penso molto importante, è una delle poche scuole della Campania che ha una piattaforma e-learning dove i ragazzi, i professori caricano le lezioni e i ragazzi a casa scaricano le lezioni. Infatti molto spesso diciamo il vecchio assegno lo fanno online su questa piattaforma. Interessante anche i corsi di latino, no? Per gli studenti che poi intraprenderanno gli studi classici o scientifici. Infatti il latino è obbligatorio in tutte le seconde medie, abbiamo approvato nel collegio di togliere l'ora di approfondimento e di trasformarla in ora di latino proprio per indirizzare i ragazzi ai licei. Ormai sappiamo che ci sono 8 licei differenti, quello musicale, linguistico, scienze umane, scientifico classico, ormai i ragazzi vanno quasi tutti al liceo. Le scuole tecniche sono dalle nostre zone, ci sono, però la maggior parte dei nostri ragazzi vanno tutti ai licei. Stasera abbiamo ospitato tutte le scuole superiori, abbiamo ospitato comunque anche la scuola di parrucchiere, di estetista, la scuola alberghiera di Fratta Maggiore, il Don Bosco e abbiamo fatto questo Open Day con il canale di comunicazione in uscita con le scuole superiori. Migliaia di persone stasera qui a Caivano, l'Istituto Cilea Mameli, tanto entusiasmo, offerta formativa molto ampia ma anche ospiti di eccezione. Sì, abbiamo voluto ospitare Appio Luigi che nella trasmissione di Braccialetti è famoso come Tony. Perché è successo per lui e per la fiction. Sì, lui è un ragazzo conoscendolo, adesso veramente è uno di noi, un ragazzo alla mano, ha avuto tanta pazienza a fare le foto, gli autografi a quasi tutti i ragazzi che erano presenti stasera ed erano tantissimi, io lo ringrazio pubblicamente. Un ragazzo della nostra terra molto sensibile. Sì, noi viviamo nella terra dei fuochi, abbiamo questo problema, molti bambini malati nella scuola. Infatti noi abbiamo anche attivato l'iscrizione a domicilio per bambini che purtroppo a scuola non possono venire, però hanno diritto all'iscrizione obbligatoria. Una domanda obbligatoria, perché gli amici che ci stanno seguendo per televisione dovrebbero scegliere questa scuola? Oltre all'offerta formativa c'è anche un corpo docente veramente che fa questo lavoro con tanta passione da anni, no? Noi siamo aperti dalla mattina alle 8, io lo dico sempre, fino alle 8, le 8 di sera. Combattiamo molto la dispersione scolastica, lavoriamo molto a braccetto con le famiglie, cerchiamo di andare incontro ad esigenze economiche e familiari laddove è possibile. E io penso che come scuola
siamo molto ricchi di offerte, chi vuole fare lo spagnolo, chi vuole fare l'inglese, il latino è per tutti. Poi ci sono questi corsi di teatro, infatti noi abbiamo una convenzione con l'Anzi Teatro, alcuni dei nostri ragazzi sono stati scelti per andare in tour con l'Anzi Teatro e sono diventati dall'oggi a domani attori di teatro. E diciamo che l'offerta è molto vasta, poi sul territorio ci conoscono e scelgono perché sanno come si lavora. Grazie, grazie per la sua disponibilità. Adesso andiamo a conoscere gli ospiti, però andiamo a visitare un po' tutta la scuola, se lei è d'accordo. Va bene, andiamo. Stanno davvero con te, bagnati di rabbia, di freddo e di amore, ma sotto al diluvio ci stanno per ore. È tutta per te, è una cascata di pioggia scura, non smettere affatto di piangere forte, che il bene sia vera. Bellezza sta negli occhi disperati, stropicciati come te. Allora, amici delle Capri, eccoci finalmente. L'abbiamo sottratto ai fan. Tony, lo sappiamo tutti, no? Tony delle Braccialetti Rossi, grande entusiasmo stasera qui a Caivano, Istituto Cileo Mameli, sei stato accolto veramente in trionfo. Come è stata questa accoglienza per te, Tony? Veramente straordinaria, tipica del sud. Questi ragazzi sono stati veramente grandiosi, hanno organizzato qualcosa di magnifico, è stata proprio la dedizione che è stata enorme. E di questa scuola mi hanno sorpreso i colori, è qualcosa che mette veramente alla speranza vita, no? E anche le persone che sono all'interno, a partire dalla preside, agli alunni, ecco, è stato qualcosa di veramente forte. Quindi li ringrazio e mi fa piacere che hanno scelto come emblema di questo Open Day questo braccialetto rosso che poi hanno distribuito a tutti quanti. Senti Tony, ricordiamoci che siamo nella terra dei fuochi, no? Specialmente qui quest'area a nord di Napoli, questa terra dei fuochi martoriata, i tumori in aumento, percentuale a dismisura, la vostra puntata che fate, la vostra fiction, esatto, che fate su Rai 1, giunta alla quarta edizione, no? Quindi tra poco chissà, forse dovremmo realizzare la quarta, però quindi diciamo in cantiere c'è anche la quarta serie, però diciamo il dramma di questa terra. Esatto, sì, e in effetti no, la nostra intenzione è quella di distemperare quella tensione sensibilizzare un po', esatto, su questo, esatto, grave problema. No, però non è quella di trasmettere il dolore, ma piuttosto la speranza. Quindi è questo il motivo che dovrebbe sollecitare tutti a guardare su questo male terribile, esatto, la speranza che una mamma che ha lasciato una testimonianza bellissima, ha detto che sono i figli che sollecitano i genitori a guardarlo. Quindi questa è la cosa straordinaria di questo lavoro. Grande, grande, non solo sulla scena, ma anche nella vita. Senti Tony, allora il sogno nel cassetto, tutti abbiamo il sogno nel cassetto, tu sei giovane, sì, frequenti il liceo, esatto, ci avrai tanti sogni nel cassetto. Quarto anno del liceo linguistico a Torre Annunziata, Pitagora, e ho 17 anni e il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di proseguire con il percorso della recitazione, magari entrare al centro sperimentale di cinematografia, però è una scelta ambiziosa, quindi speriamo bene. Allora, diciamo che tu ormai hai raggiunto un certo livello, no? Per dare un consiglio a questi nostri bambini, questi qua che con tanto entusiasmo ti hanno accolto, chiunque vorrebbe intraprendere questa carriera, questo, diciamo, entrare a far parte di questo cast di attori teatrali, quale consiglio che possiamo dare? Il consiglio è quello di studiare, di continuare a studiare, perché la fortuna è come la felicità, è un attimo, poi bisogna empatizzare con lo studio, bisogna studiare, approfondire, esatto, esatto, e studiare sempre, solo attraverso lo studio si migliora. Esatto, esattamente. Grazie, grazie, in bocca al lupo, e grazie per la tua presenza qui a Caivano. Grazie a voi, grazie mille. Un saluto enorme agli amici di Capri Event. Ciao!
un abbraccio. Allora amici di Telecapri, a questa bella giornata Open Day, ricordiamo l'Istituto Cinema Mieli di Caivano, tanta affluenza, migliaia di persone, partecipa anche questo bellissimo gruppo musicale fatto da ex allievi dell'Istituto. Grande amici Tiziana, che poi ci presenta un po' gli altri componenti, mi sembra siete in cinque, no Tiziana? Come nasce questa passione stasera, questo bel evento qui a Caivano, presso la vostra ex scuola? Sì, allora innanzitutto io mi chiamo Tiziana, presento gli altri membri della band, io sono alla voce. Ricordiamo il nome della band. La band si chiama Zapping Cartoon Project, il nostro intento è quello di fare una storia dei ricordi, delle sigle più belle di cartoni animati, sigle tv, telefilm che hanno fatto la storia della televisione italiana, quindi partiamo dagli anni 70 agli anni 2000. E quale contesto migliore di proporlo se non nella scuola dove noi siamo stati bambini? Prima di continuare presentiamo anche gli altri. Assolutamente sì. Alla mia destra c'è Luca Petrapertosa, il fondatore della band. Dopo lo sentiremo. Al basso, Salvatore Pisano alla voce e alle tastiere e Carlo Graziano alla batteria, ma anche il chitarrista stasera perché purtroppo è influenzato. Va bene, avete fatto comunque una bella serata. Allora Tiziana, dicevamo, dove nasce questa passione, tanto entusiasmo anche voi in mezzo a tanti ragazzi? Sì, allora la passione, la musica appassiona tutti, perché qui sono tutti musicisti. E ovviamente, come dicevo prima, il nostro intento principale è quello di fare un viaggio tra i ricordi, tra le sigle più belle, e quindi farlo nel contesto scolastico, in un open day organizzata così egregiamente dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo Cinema Mieli, e vedere quanta sensibilizzazione la musica possa portare a questi ragazzi in un contesto di paese che ha le sue problematiche. Ma la cosa più bella è vedere quanto un PTOF organizzativo didattico di una scuola possa includere ancora oggi nel 2017 elementi che fanno riferimento alla robotica, quindi cartoni animati dei robot, allo sport, e quindi vedere come tutto si concatena a livello non solo diciamo goliardico e musicale, ma anche a livello didattico. C'è bene tu Tiziana, questo PTOF, piano triennale dell'offerta formativa, diciamo nostri amici degli spettatori che comprende un po' di tutto, no? Poi molto entusiasmo, veramente i ragazzi che aspettano questi momenti, ma anche i genitori, ho visto che sono molto entusiasti. Sì, assolutamente sì, i genitori vivono, vedono insomma quanto c'è fattibilità, cooperazione, entusiasmo e voglia di fare di questi piccoli e piccole donne e piccoli uomini che cresceranno e quindi saranno anche membri della nostra società, e vedere quanto questa scuola si prodiga nel far sì che questa cosa vada avanti. Ovviamente hanno ospitato anche noi, quindi per noi è stata una bellissima cosa, come dicevo prima, ripercorrere questi corridoi da adulti in questo progetto musicale e quindi ritornare bambini ma nel nostro progetto di adulti, quindi sì, è una cosa stupenda. È una cosa molto bella, Tiziana, per divertirsi ci vuole anche tanta passione, però può essere professionale ma tanta passione, ho visto molto diciamo trasportato, con trasporto si fa questa, sì, questo mestiere tra virgolette. Rispondono anche loro, Luca, allora grande entusiasmo, dicevo, con Tiziana, so che avete anche collaborato con molti artisti di Made in Sud, insomma in giro un po' per la Campania, anche oltre. Sì, noi cerchiamo di portare avanti il nostro progetto che appunto è questo misto fra ricordi e conoscenza, cioè portiamo gli adulti a ricordare e i bambini a conoscere un po' quelle che erano le trasmissioni, i cartoni dei genitori, quindi c'è questo incontro fra le due generazioni. E fortunatamente il nostro progetto va bene, abbiamo collaborato con artisti Made in Sud, facciamo la radio il martedì mattina su Radio.0 dove presentiamo sigle di cartoni animati, quindi la nostra passione ci porta a lavorare, a divertirci e a far divertire. Senti Luca, tutto questo entusiasmo che avete creato vi dà anche la forza per andare avanti e continuare su questa strada che avete scelto, una bella strada, no direi? Sì, questa è la prima spinta, oltre alla nostra e la passione, vedere che c'è una risposta da parte del pubblico. Il pubblico vuole ricordare, ha voglia di Amarcord, e i bimbi di riscoprire quelle che erano le passioni dei genitori, quindi si avvicinano più al genitore ed è un mix che è efficace, un buon mix, un bel mix. In genere ogni band, ogni gruppo ha un cavallo di battaglia, qual è il cavallo di battaglia? È un po', vabbè, ognuno può avere il proprio cavallo di battaglia, però siccome le sigle dei cartoni animati, noi spaziamo... Poi sono tutte belle le sigle, sì, dei cartoni animati. Sì, ma tu considera che noi durante il nostro live proponiamo oltre 40 sigle, quindi di sceglierne una è... La tua preferita qual è? Io posso dire Gigrobo d'acciaio, per esempio. Bellissimo, bellissimo. La tua, la sua? Passiamo con la sua, però direi queste sigle ci fanno ritornare un po' bambini, ecco perché fate le sigle. Ho capito bene, Telecapri? Sì. Ma Uffi, che fine ha fatto? Me lo spiego. Cioè, io lo sto cercando... Qualcuno conosce Uffi? Vabbè, allora la mia Daitan 3.
Dicevo io, avete scelto questo genere perché fa ritornare il bambino, non fa crescere, quindi uno diventa sempre, come dire, c'ha quell'entusiasmo, quell'energia. Certamente, a parte che poi il bambino dentro di sé non muore mai, facciamo un volo pindarico. che ridi a fare tu, scusa? gli ho rubato le parole, questo lo dice quando presentiamo... Spiega, lo spettacolo... Non riesce a tenere testa, Tiziano, ho visto che riesce a tenere testa. Diciamo un po' i programmi futuri del vostro... I programmi futuri sono tanti, queste collaborazioni con Made in Sud e soprattutto poi la trasformazione dello spettacolo, perché Zapping, in questo caso Cartoon Project, perché c'è questo apparentesi sui cartoni animati in particolare, però lo spettacolo è aperto a sigle di tutto il mondo televisivo, quindi stiamo lavorando anche per ampliare, cioè per trasformare lo spettacolo su solo Zapping, e quindi tratteremo quasi centinaia di sigle e il mondo della televisione dagli esordi degli anni 60. Un progetto ambizioso. Quindi sì, non solo cartoni animati, ma anche sigle TV, sigle di telefilm, di film. Continueremo il nostro percorso ampliando ancora il nostro progetto in modo da poter suonare in più situazioni. Questa domanda che in genere faccio a tutti: quali sono le difficoltà per intraprendere questo tipo di percorso in quest'area, a nord di Napoli, in Campania, al sud in generale, dove è un po' difficile, no? Poi diciamo uscire fuori tra virgolette per farsi come dire, conoscere un poco fuori dalla nostra terra. La musica che è difficile, è un lavoro comunque difficile, e andare fuori, andare oltre è complicato, bisogna lavorare tanto, bisogna dedicarsi tantissimo sia al singolo strumento che al progetto che uno si dedica, quindi bisogna lavorare e cercare di dare il massimo. E così si va avanti e si cresce, come noi stiamo facendo in giro di 2 anni, comunque stiamo facendo un bel po' di cose. Volevo aggiungere una cosa proprio sulla difficoltà, cioè perché spesso quando noi ci proponiamo, diciamo, facciamo i cartoni animati, ovviamente c'è un po' questo pregiudizio pensando che noi facciamo cose per i bambini. In realtà noi, i bambini sono una parte del nostro progetto, ma noi ci rivolgiamo a un pubblico di adulti che ancora ricorda, quindi a volte la difficoltà sta nell'approccio che hanno gli altri verso in quello che proponiamo, quindi spesso dobbiamo abbattere questo piccolo muro di convinzione sbagliata sul fatto che noi pensano che noi facciamo animazione per bambini, ma in realtà noi facciamo divertimento per adulti. È un poco diverso, diciamo. Esatto. Però qua sta il succo. Esatto. Volevo concludere questa bella intervista anche perché poi per motivi di spazio abbiamo anche altre cose da fare. Sì, io te lo chiedo prima questo, però ti volevo chiedere, voi vi siete qui esibiti davanti ai bambini, che consiglio dareste a questi bambini che vorrebbero intraprendere questa carriera che è bella, quella della musica, perché attraverso la musica si giunge a tutti i cuori, no? Un poco. Il consiglio che possiamo dare a questi bambini che ci ascoltano, ai nostri amici telespettatori? Allora, diciamo che il consiglio che possiamo dare riguarda bambini che vogliono approcciarsi alla musica, innanzitutto studiare, farla bene, perché se si fa bene... Lo studio è fondamentale. Assolutamente sì, noi qui abbiamo dei validi musicisti, qualsiasi cosa che si voglia studiare bisogna fare innanzitutto con passione e con costanza e divertendosi ovviamente, perché ogni cosa fatta con divertimento e passione riesce bene, ma ovviamente tanto studio. Questa è la mia domanda, e tu cosa volevi aggiungere invece per concludere? Che ancora un'altra caratteristica particolare del nostro spettacolo è che noi siamo anche molto poliedrici, perché durante il nostro spettacolo abbiamo degli oggetti di scena, ognuno di noi indossa un personaggio dei cartoni animati, cioè ognuno di noi ha un costume, un cosplay, quindi avviciniamo non solo la parte musicale, ma anche tutte studiate nei minimi dettagli, nei minimi particolari. Sì, un'evocazione anche visiva che vada poi a ricordare quella cosa, il tutto incorniciato dalla proiezione dei video in sincro durante il nostro spettacolo, quindi è proprio un ricordo uditivo, visivo e emozionale. Grazie, sì. Grazie Tiziana, grazie a te e al tuo gruppo, e ricordiamo... Ah, grazie mille, la mettiamo in diretta? Assolutamente sì. Bellissimo questo regalo. Allora, dicevo io, grazie per la vostra intervista, per la vostra disponibilità. Voglio ricordare i nostri amici Telecapi, ex alunni dell'Istituto Cilea Mameli, ora grandi professionisti, che certamente sentiremo parlare di loro anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Buon lavoro! Grazie, grazie.